Cari quaddisti, buonasera, benvenuti nel laboratorio della squadra corsequaddisti.it. Signori, stiamo lavorando su un Outlander 800, una versione LTD, che spettacolo questi faretti, due profondità, due fascio largo completamente attivabili da cruscotto. Questo però non, diciamolo, non è stata una cosa nostra, ma l'ha fatta direttamente l'utente, che è il nostro caro Filippo. E noi stiamo lavorando sul posizionamento del Dual Gas Art Racing Pro, competition top ultra di più. Al posto di quel cessacchiotto di un comando del gas dell'Outlander, che the slot 1000 euro e ti danno un comando del gas che andrebbe bene su un Dilly. Allora, come avete visto nelle foto postate, ci stiamo fumando la giusta sigaretta. Abbiamo provveduto a posizionare, a togliere il comando originale, a posizionare il nuovo comando, qualche accortezza ovviamente perché il leveraggio è abbastanza complesso interno, ma avete questo vantaggio, cioè potete, la manopola non è ancora stata montata, avete il comando a gas, scusate, a pollice, e avete il comando a gas. Funzionano insieme allo stesso tempo. Con questo piccolo perno, lo vedete, questo qua fuori, poi spingendo all'interno questo perno, girandolo fino a quando le scanalature non trovano l'allineamento, come se fosse una cartuccia, un percussore, girate, quando trova l'allineamento può entrare all'interno, poi rigirate, ma lo mandate fuori l'allineamento, quindi non può più uscire, e a questo punto andrete a bloccare il comando a gas, eccolo qua, a manopola. Lasciandolo aperto, voi avete sia il comando a pollice sia il comando a manopola. Cosa succede? Perché andavo a bloccare? Ve lo spiego subito. Nel quad cross, usato per competizione, quando il pilota usa il gas a pollice, cioè spreme con il pollice il gas, usiamo la destra così è più chiaro, ha bisogno che questa parte non si muova perché la tiene con forza, no? Ogni tanto molla il pollice e la prende. Infatti molti piloti grossisti preferiscono il comando a pollice perché sono nelle condizioni, quando prendono grosse botte, di non accelerare, cosa che invece avverrebbe per contraccolpo su un comando a manopola. Ovviamente in caso di turismo l'utente, diciamo, non fa salti di 6 metri in aria e solitamente si trova molto meglio col comando manopola. Ecco qua che, al di là della bellezza estetica del comando del gas rispetto al ciampolotto di serie, cioè stiamo parlando di un prodotto in Ergal, a doppio levoraggio, in Ergal anche quello è spettacolarissimo, va più leggero però, insomma stiamo parlando di mezzi di 3 quintali, anche se risparmiamo 50 grammi di gas, non credo che la differenza sia lì. Comunque esteticamente è spettacolare. Si monta in un tempo, diciamo, ci vuole un'ora e mezza, a essere bravi un'ora, ma calcolate sempre un'ora e mezza. Il problema è togliere le manopole di serie perché vengono praticamente saldate con un bostick ultra potente, quindi dovrete usare anche la carta vetro per liberare il manubrio dai residui di manopola. A questo punto otterrete due manopole convenzionali, cioè una manopola piccola per l'altra parte del manubrio che abbiamo già provveduto a togliere, e una manopola grande da moto, quindi potrete cominciare ad acquistare le normali manopole da moto anziché diventare pazzi per le manopole da quad. Vi ricordiamo comunque che il catalogo Reaction Quad ATV vi fornisce della Pro Grip sia le manopole da quad sia le manopole da moto in tutte le loro quelle da moto in tutte le varie specie. Anche il prodotto Art è sul catalogo Reaction. Signori, per questa piccola modifica all'Outlander, ovviamente una cosa, sul comando del gas dell'Outlander c'è anche il comando 2x4, 4x4. Provvederemo a staccare questo comando, questo pulsantino, posizionarlo o in questa parte o in questa parte, facendo un piccolo foro rettangolare e inserendolo con due vitine dall'interno, in modo da non avere più il comando 2x4, 4x4. E per un utente esperto,
la possibilità di inserire il 4x4 senza lasciare il gas, ma vi ripeto, è una cosa da utente esperto, perché deve farlo in talune situazioni, quindi comunque deve lasciare il gas e poi inserire il 4x4. Se lo fa un utente esperto, può anche non abbandonare il pollice il pollice della posizione del gas per la gasata bastardissima che potrebbe dare dopo e abbandonare gli amici con i quali è andato al ristorante, ma deve farlo solo un utente esperto. Per inserire il 4x4 e il 2x4, dal 2x4 al 4x4, ricordatevi sempre che dovete lasciare il gas. Poi questo pulsantino si ottiene liberando queste tre viti, è dentro nel comando superiore del gas di serie, e poi questo pulsantino lo potete allocare dove meglio ritenete opportuno. Signori, dal laboratorio di quandisti.it, dalle nostre pazze e folli idee, ovviamente questo gas lo utilizziamo sempre in competizione, lo usano tutti i piloti della nostra squadra corse, sono veramente ovviamente molto contenti, e lo siamo anche noi per le peculiarità del comando del gas stesso. Signori, è una buona cosa, perché comunque quando vi stancate con il pollice potete andare con il comando a gas, quando vi stancate con il comando a gas potete andare con il pollice, si fanno i raduni molto più tranquillamente senza avere quel fastidioso indolenzimento del pollice che è veramente una maledizione per l'utente amatoriale quad. Signori, dal Fero, un saluto e spero di aver fatto cosa gradita. Buonasera.